un vero e proprio miracolo, è arrivato. Mi sa proprio di sì, guarda. Abbiamo giocato in 7. Eric comunque ci ha seguito anche in questa trasferta, ma come dicevo non sarà disponibile, penso, non prima un'altra 2 settimane. Quindi dobbiamo stringere i denti, dobbiamo cercare di fare necessità di virtù. Sono 7 rotazioni dove mettiamo dentro 2 ragazzi estremamente giovani, dove possono far bene, possono far male, poco importa, comunque per loro è esperienza che accumulano, che fanno, e sicuramente poi vincere in trasferta non fa altro che darti nuove motivazioni, nuovi stimoli. Abbiamo necessità di capire come si può giocare senza un giocatore così importante come Eric, che ci dà tanti punti di riferimento sia dal punto di vista offensivo che difensivo. Quindi la squadra dovrà comunque prendere coscienza di questa assenza, e piano piano ce ne stiamo anche rendendo conto. Quindi non sarà che da oggi in poi cercheremo di sarà tutto facile quello che ci verrà davanti, però sicuramente abbiamo fatto un passo in avanti verso un momento che è sicuramente delicato, dove dobbiamo cercare di tutti quanti dare qualcosa in più proprio per sopperire la mancanza di un giocatore importante come Eric ha dimostrato di essere in questa prima parte di campionato. Da sabato passiamo a lunedì pomeriggio, gara dell'Under 19, 1 minuto e mezzo alla fine. Coach Benedetto non è l'allenatore di questa squadra, però l'abbiamo visto dimenarsi a un passo alla panchina. Che è successo? No, era la differenza canestri. Domenico è bravissimo e ha fatto molto bene questa partita, l'ha gestita come sempre in maniera molto egregia. Era importante che sapesse, che si ricordasse anche lui, anche se ha degli ottimi assistenti, sono convinto che l'avevano già comunque messo in avviso, l'avevano già avvisato, che la differenza canestri era importante. Avevamo perso di 1. Eravamo avanti di 4, non volevo, giustamente gli chiedevo, gli dicevo di non prendere un canestro da 3 punti, perché poi saremmo andati non più a differenza da canestri a noi 2, ma saremmo dovuti andare poi a differenza canestri totale complessiva, dove noi sicuramente non siamo ben messi. Quindi era importante mantenere questo vantaggio anche con Roma, e in quel momento mi sembrava giusto comunque dare eventualmente un'ulteriore indicazione al capo allenatore, che comunque è Domenica, e comunque sono convinto che già lui se lo ricordava, i suoi assistenti l'hanno ricordato, comunque una voce in più nel ricordare questo episodio, secondo me era importante farlo. Recanati. Recanati, brutta gatta da pelare, perché è una squadra fisicamente di un certo tipo, con miglior rimbalzista, con un giocatore, un esterno, numero 3 esterno, estremamente fisico e potente, giocatori esperti in tutti i ruoli, e sta facendo molto bene in questa prima parte di campionato anche loro. È una squadra del nostro livello che ha perso in casa con Tortona e quindi avrà voglia di riscatto. Noi l'affrontiamo con la consapevolezza di aver fatto un passo in avanti verso una squadra che comunque deve sopperire la mancanza, come dicevo prima, così importante come quella di Eric, però andiamo a affrontare una squadra che fisicamente ci creerà da grande difficoltà. Giochiamo in casa, giochiamo davanti al nostro pubblico, dobbiamo fare una gara della stessa attenzione, della stessa cattiveria agonistica come quella che abbiamo fatto a Verbania. Dobbiamo cercare di sopperire le mancanze e le lacune tecniche che abbiamo con un po' di agonismo in più.